Amici sportivi, tifosi del Bari, ben ritrovati all'appuntamento col Bianco e Rosso TV Sport. Meno 4 ormai ai playoff che vedranno in campo i biancorossi, quarti di finale lunedì sera allo stadio San Nicola. Beh, ormai ci siamo, gli scontri alla rovescia, dopo aver aspettato 4 mesi, cosa saranno mai 4 giorni? Chiaramente il nostro pensiero va anche ai tanti tifosi che vivranno in maniera atipica questo appuntamento, perché al momento non ci sono notizie di riapertura dello stadio San Nicola, così come di tutti gli stadi italiani. Girano indiscrezioni rispetto alla partita in diretta su Rai Sport, ma vanno tutte confermate. E insomma, i tifosi come si attrezzano per vivere questo grandissimo momento? L'abbiamo detto nei giorni scorsi, sarebbero state ore di prevendita, di file, di caccia al biglietto, di febbre da tifo esagerata. Invece la stiamo vivendo in maniera un po' strana. E allora io ho voluto portare in trasmissione chi fa cantare i tifosi del Bari, la voce dell'inno biancorosso, Sabino Bartoli. Ciao Sabino, ciao Enzo, ben trovato. Peraltro, insomma, tu sei sempre presente allo stadio, immagino quanto stia soffrendo all'idea di non poter essere vicino alla squadra. È dura, molto, ma molto dura. Se io penso che ne abbiamo passate tante, però non potevo minimamente immaginare di non vedere un playoff allo stadio, assolutamente. E io credo che... Ma sai, ascoltando, dicevo poco fa, con il sindaco e il presidente della regione, almeno sentivo ieri che dicevano che c'erano delle possibilità. Noi speriamo ancora. Se non sarà possibile, non so, io probabilmente andrò giù allo stadio, in macchina, ma non, come dice l'inno, non ti lasceremo mai sola. Una sorta di drive-in, no? Certo, ma io ero convinto che... se non fosse stato possibile andare allo stadio, dentro lo stadio, una sorta di drive-in sarebbe stata la cosa più bella per più stare comunque, sì, per stare far sentire insieme anche ai giocatori la presenza, certo, non certo la lontananza dei tifosi. Ma in Germania lo fanno, sì, in Germania lo fanno. È vero, naturalmente è vero. Evitare gli assembramenti, però dico in no, macchina, in fare il tifo, stare, dai, con il telefonino si possono vedere la partita e ti fare sentire la presenza, anche perché nell'inno noi abbiamo sempre detto non ti lasceremo mai da sola. E allora vediamo quello che rischiamo di perdere non andando tutti insieme allo stadio. C'è una clip con l'inno biancorosso cantato dai tifosi. Vediamo. È spettacolare. Sabino, togli una curiosità, perché noi ci emozioniamo quando vediamo e sentiamo quest'inno, ma tu ci hai fatto l'abitudine, perché tu lo canti. No, eh? Ma per me è sempre, io mi emoziono sempre, sempre, sempre. Puoi sentire la curva cantare, anzi tutto lo stadio cantare l'inno è qualcosa di fantastico. Beh, io lo dico sempre, è l'emozione più grande che ho avuto a livello artistico, è questo, è l'inno. Non ci sono altre emozioni più grandi, assolutamente. È un grande motivo d'orgoglio. Certo. Vi dico nel frattempo che sono iniziate già 4, anzi tutte 5 le partite che precedono per l'appunto
l'ingresso in scena del Bari. Diciamo sì. Il primo turno della fase nazionale. Tra poco ci collegheremo con Michele Carofiglio che sta seguendo con noi tutte queste partite, quindi vi daremo degli aggiornamenti in tempo reale. Chiaramente la trasmissione finirà prima del termine degli incontri, però magari avremo già qualche orientamento. Ricordo che domani mattina conosceremo l'avversaria del Bari certo. Nel quarto di finale in programma lunedì sera al San Nicola. Tra poco ci collegheremo anche con Barbara Cirillo, ma permettetemi di salutare, di introdurre il nostro ospite via Skype. Un grande abbraccio al direttore di Sport Italia Michele Criscitiello. Ciao Michele, buona serata. Ciao ragazzi, buonasera. Ciao Michele. Ma è giorno ancora da quelle parti? Noi comincia a essere sera e fa giorno. Beh, vi assicuro che nord, è in diretta. Il sole scende in diretta. Al nord il sole scende più tardi, è vero. Certo. Ma insomma, diciamo, Michele, io ti ho contattato anche perché devo dirti la verità. Quando tu spingevi fortemente sulla ripresa del calcio, la ripresa dei campionati, effettivamente, sai, non dico che sembravi un visionario, però diciamo qualche mese fa, perché rendiamoci conto che fino a due mesi fa sembrava durissima una prospettiva del genere, certo, sembrava certo. quasi impossibile. Certo, certo. Devo dire che Michele Criscitiello, che seguiamo sempre con molto affetto su Sport Italia, è uno di quelli che ha detto il calcio deve ripartire, ripartirà. Quindi dobbiamo darti atto che hai creduto in qualcosa che insomma si sta verificando. Michele? Ma diciamo che per restare vivi non è un calcio che perfettamente d'accordo, senza spettatori e vedere il San Nicola lunedì sera senza tifosi è come vedere la Bombonera senza tifosi con il Boca in casa, questo mi sembra abbastanza chiaro. Però, come si dice dalle mie parti, questo passa il convento e quindi ci accontentiamo del poco, ma è naturale che bisognava tornare in campo per salvare il sistema e secondo me è un'assurdità perché noi mentre stiamo parlando su Sport Italia, sul nostro canale, su Solo Calcio, stiamo mostrando in diretta una sfida del Copenaghen, quindi nel campionato danese dove i tifosi sono regolarmente allo stadio, con un minimo di distanziamento, ma è un paradosso. Quindi prima la battaglia era sulla ripresa, adesso secondo me la battaglia è su riapriamo gli stadi. È pura follia non riaprirli quando invece viaggiamo in aereo e abbiamo una distanza di mezzo millimetro l'uno dall'altro con le mascherine, quando lo stadio invece all'aria aperta, in uno stadio di San Nicola, almeno 30, 35, 40 mila persone ci possono entrare, 30.000, diciamo 30.000, però sì. Io sono per la ripresa e ovviamente sono anche per la riapertura degli stadi. Ti farei rivedere delle immagini registrate avantieri in una discoteca diciamo non molto distante da Bari e è incredibile. Ti rendi conto della situazione. È incredibile, giustamente ne stavamo parlando poco fa, è incredibile perché non aprire gli stadi, poi abbiamo la fortuna di avere uno stadio di 60.000 spettatori, 20.000 altro che un metro di distanziamento, ci sono 10 metri di distanziamento. Guarda, io non riesco a capire, per me non è calcio questo, come diceva Michele giustamente, assolutamente, un calcio che a noi non piace. Surreale. Michele, chi ti sta parlando è la voce dell'inno del Bari, Sabino Bartoli, che è ospite della nostra trasmissione. L'avevo capito, gli faccio i complimenti perché far cantare 70.000 persone non è da poco. E io a Bari ci sono stato, ovviamente in una veste da avversario, quando per motivi familiari seguivo il Novara in un famoso in una partita drammatica per noi, quella è stata una partita drammatica per il Bari, il 3-4 in casa, terribile quella, una serata shock praticamente. Infatti ho avuto anche difficoltà ad uscire quella sera, però dal San Nicola è stato molto bello, però adesso a distanza di qualche anno io quell'anno le ho viste tutte e due, Bari-Novara Bari-Novara, le ho viste entrambe nella regular season, il Novara perse e poi vinse il playoff, appunto, una cosa in una abbiamo vinto con Novara. Bari, quando vai a San Nicola ti viene la pelle d'oca, è qualcosa di eccezionale ed è davvero un peccato far giocare il Bari a porte chiuse, perché secondo me è qualcosa di surreale in uno stadio così grande non fare entrare 20-30 mila persone, ed è un handicap per il Bari perché è ovvio che è l'arma in più, sono i tifosi e con lo stadio deserto perdi un 20-30% di opportunità di raggiungere l'obiettivo che secondo me resta alla straportata della formazione pugliese. Secondo te si fa ancora in tempo a riaprire le porte prima che finiscano i playoff? Perché tu lo sai che proprio dalla Puglia è partita una crociata che ha messo insieme le società di Bari e Lecce, no? Che hanno affidato al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, un protocollo redatto da esperti, certo, per la riapertura in sicurezza degli stadi. È un protocollo che il presidente Emiliano avrebbe portato alla conferenza Stato-Regioni, ma lunedì c'è la partita, poi ce n'è un'altra il 17, eventualmente, e un'altra ancora, eventualmente, il 22. Secondo te si fa tempo ancora per quel che riguarda la Serie C, oppure addio sogni di gloria?
Ma non dipende tanto dalla Serie C, ma dipende secondo me dalle regioni. Se questo governo, che è lento nell'esecuzione, è lento nelle decisioni ed è fallimentare, parlo della parte del ministro dello sport, perché non voleva riprendere il campionato è ripreso, voleva il calcio in chiaro e il calcio in chiaro non lo vedete, perché giustamente c'è una legge che si chiama legge Melandri, che la sappiamo tutti, ma non la sa il ministro Spadafora. Se in questo caso diamo l'autonomia alle regioni, perché Bari non è Milano, ed è giusto che Bari apra, Milano, Bergamo casomai riapriranno a settembre, ma perché Bari non deve riaprire? Ma perché la Puglia non deve riaprire? Io sono per l'autonomia delle regioni, e quindi Emiliano o chi per esso, se parliamo della Campania De Luca, se parliamo della Lombardia Fontana, si prendono le responsabilità, sono pagati e hanno un diritto e un dovere importante nei confronti dei cittadini, si prendono le loro responsabilità, ma gli stadi vanno riaperti dove è possibile riaprirli. Bari è uno stadio grandissimo, è gigante, è un'astronave, non dobbiamo vendere 70.000 biglietti, ma 30.000, e 30.000 persone a Bari ci devono andare. Perché Bari non devono aprire lo stadio? Perché a Bergamo e Milano ci sono stati tanti casi? 2 mesi fa? 3 mesi fa? È un altro discorso. Bari, secondo me, ha tutte le caratteristiche per riaprire immediatamente lo stadio. Come sempre, vai dritto sull'obiettivo, una caratteristica che per solidarietà, fa... credo, sì. No? Perché, voglio dire, insomma, lo abbiamo sempre detto, da noi c'era la possibilità di andare allo stadio con... Però voglio dire, insomma, anche fino a ieri, io ho sentito fino a ieri sia il presidente che il sindaco, gli ha lasciato delle possibilità. In 4 giorni io penso che si possa... Vedremo. Sì. Un'ultima domanda, Michele. Sono iniziate le partite del primo turno nazionale dei play-off. Anzi, se aspetti proprio 30 secondi in linea, vorrei andare da Michele Carofiglio per un primo aggiornamento, perché ci sono delle partite che sono già intorno alla mezz'ora e invece la partita che è iniziata più tardi è Monopoli Ternana. Andiamo brevemente da Michele Carofiglio e poi chiudiamo con Michele Criscitello. Michele, hai gli aggiornamenti per quel che riguarda le partite in corso? Sì, buonasera Enzo, buonasera a te, agli ospiti, ciao. Ai nostri telespettatori. C'è praticamente arrivato in questo momento il gol del Novara sul campo del Renate. Proprio in questo momento, al 24esimo, il Novara è passato in vantaggio e questo è un risultato importante in vista del prossimo turno, visto che da queste squadre poi uscirà la probabile avversaria del Bari. Devo ricordarvi che però tra queste, in caso di passaggio del turno, il Carpi non potrebbe mai incontrare il Bari, così certo. Come la Carrarese, così come la Reggiana, che sono le squadre per il miglior seconde piazzamento già di classificate, classifica, migliore terza. Essendo la squadra emiliana già diciamo la miglior terza. Grazie Michele, ci aggiorniamo tra poco. Hai sentito in tempo reale Michele Criscitello, Novara in vantaggio sul campo del Renate, le altre partite sono sullo 0-0. Noi stiamo provando a fare un gioco, l'abbiamo lanciato nei giorni scorsi. Chi immaginate lunedì sera contro il Bari a San Nicola? Io dico Juventus Under 23, ma ripeto, è soltanto un gioco, qua bisognerebbe avere la sfera di cristallo. Sì, un gioco, ma io, guarda, sono sincero, chiunque, non ce n'è per nessuno. Non ce n'è per nessuno, Michele Criscitello invece. Assolutamente. Io, se c'è di mezzo il Bari, giochi non ne faccio più, perché una volta ho fatto un gioco del Bucolotto e avevo messo di tirare la quarta vincitrice del campionato tramite un sorteggio, l'ho fatto, è uscito il Bari mettendo tutte le squadre dentro. Apriti cielo. Come non voglio ancora etichettato come un pagliaccio, ma siccome la gente deve capire che a volte la decisione, soprattutto in periodi di lockdown, era spettacolo, anche facendo comunque le cose per bene e in maniera molto seria, perché comunque c'erano 27 squadre e uscì casualmente, ripeto, casualmente, e il Bari, questo gioco io non lo faccio, ma sinceramente non saprei cosa dirti. Ti dico solo che ho sentito del vantaggio del Novara contro il Renate. Io il Novara non lo seguo più per ovvie ragioni, e quindi però ricordiamo che in quel Novara c'era Pablo Gonzalez. Certo. Il Novara è una squadra giovane e io, se devo dire una squadra da evitare, non dico il Novara perché ovviamente il Bari è nettamente più forte, però comunque qualche giocatore come Buzzegoli, Gonzalez in fuori casa potrebbero essere pericolosi. Poi non lo so se vincerà il Novara Renate, però ci sono delle squadre, la Juventus Under 23 secondo me sì, ha vinto la Coppa Italia, ma è una squadra al di sotto delle aspettative e soprattutto una squadra che a me non piace, quindi ben venga la Juventus Under 23 a Bari. Michele Criscitello, ti ringrazio per essere stato con noi. Grazie Michele, davvero un abbraccio, grazie per la tua disponibilità, ciao. E buon lavoro. Ma poi posso dire Michele che mi è diventato molto simpatico. Ah sì? Sì.
Ma perché prima ero antipatico, non so però qual era il motivo della mia antipatia da parte. Beh, sai, ci sono stati un po' dei problemi. Non ho mai capito perché, però diciamo che i tifosi a volte purtroppo non capiscono che noi giornalisti non siamo contro qualcuno, contro qualche piazza. Certo. Sicuramente in passato forse ho fatto molti complimenti a Lecce e queste cose dei tifosi del Bari non sono piaciute, ma secondo me la gestione del Lecce degli ultimi anni societaria è stata un'ottima gestione e l'abbiamo evidenziata. Così come secondo me è stata una pessima gestione societaria, i fatti l'hanno dimostrato, che il Bari meritava un'altra società e l'abbiamo sempre detto, ma non era un'offesa nei confronti della piazza, anzi era un merito della piazza. Adesso c'è una grande proprietà, una grande società ed è giusto che il Bari risalga in Serie A, non in Serie B. Grazie Michele, grazie. Tu come sai il nostro mestiere, la verità fa male, però quando fa male a qualcuno vuol dire che evidentemente si riesce a toccare qualche nervo scoperto, perché altrimenti se non si fa male a nessuno vuol dire che non stiamo facendo bene il nostro mestiere. Grazie a Michele Criscitello, direttore di Sport Italia, salutami anche Alfredo Pedullà e ci risentiamo a presto. Grazie Alfredo, grazie Michele, ciao. Grazie. Dobbiamo andare dai tifosi però, perché oggi la nostra Barbara Cirillo è a Modugno in un club storico biancorosso per capire come aspettano questa partita. Te la linea Barbara. Enzo, buonasera, un club che tra poco compirà 45 anni, un piccolo museo, ma ve lo mostriamo tra pochissimo perché vogliamo sentire dalla viva voce di una piccola rappresentanza di tifosi. Siete circa una cinquantina, vero Giuseppe D'Ambrosio? Sì, giustamente, siamo 50. Innanzitutto saluto Enzo in studio e l'amico Sabino. Ma come state vivendo questa attesa? Diteci la verità, siete tranquilli, siete agitati? Noi abbiamo solo uno stato di ansia per quanto riguarda il Covid. Per quanto riguarda la nostra squadra del cuore, siamo tranquilli. Noi siamo convinti, lo possiamo dimostrare anche stasera quando entreremo all'interno del club, che possiamo brindare, perché noi brindiamo per la B. A noi non interessa chi incontrare. Noi non siamo tecnici, noi siamo tifosi e il nostro sogno è vedere la squadra del cuore vincere. Quello noi. Quindi chiunque arriverà al San Nicola... Non c'è problema. Il Bari ha uno squadrone, il Bari doveva ammazzare il campionato già durante il campionato in corso. Ma se doveste scegliere una squadra che vorreste vedere lunedì in campo, stiamo facendo questo gioco un po' con tutti, sia con allora, i giocatori... Allora, io continuo a giocare, per me l'Under 23 della Juve, perché... Sentiamo anche gli altri, avvicinatevi al microfono. Noi dobbiamo essere sinceri, qui ci sono più juventini nella provincia di Bari e Bari, interisti, quindi ben vengono, così qualche juventino se ne va con il dolore di testa, non so loro cosa ne pensano. Sentiamo anche gli altri, chi vorreste vedere al San Nicola? Il Monopoli, qualcuno dice? Sì. Il Monopoli, un derby? Monopoli. Il Monopoli, un bel derby, ma lunedì dove la vedrete la partita? Al club. Tutti qui? Sì. Ovviamente... Con le giuste misure, stadio, come? Non si può andare allo stadio, tutto al club. Giustamente, allo stadio non si può andare tutti al club. Allora Enzo, io ti restituisco la linea, ma tra poco faremo un bel giro in questo piccolo museo, ci sei anche tu. Ah, sì? A tra poco. Va bene, ok. Accetto. Allora, oggi proprio Barbara Cirillo ha incontrato uno degli assi nella manica di Vivarini, Karim Laribi. Vediamo come si prepara e come si avvicina al match il fantasista del Bari. Il nostro numero 10. Come stai innanzitutto? Io sto bene, diciamo che il gruppo, il collettivo, tutto il Bari è carico, siamo pronti per affrontare questa prima partita. Siamo un po' in ansia perché comunque da tanto che non si vive l'atmosfera di una gara e che comunque per noi è fondamentale, ma più si avvicina e più iniziamo a respirarla. Tu personalmente come la stai vivendo? Perché ci sono due fazioni, c'è chi ha l'ansia, c'è chi non ci sta pensando. Tu? Io metà, dipende dai momenti della giornata. Ci sono momenti dove non ci penso, comunque sono tranquillo, sono rilassato, e momenti dove magari un pizzico d'ansia sale, però fa parte del gioco, è normale, diciamo. Uno sguardo alle altre partite lo stai dando? Niente, penso solo a quello che potremmo fare noi, anche perché... È inutile guardare gli altri perché non sappiamo ancora chi potremo incontrare. Appena lo scopriamo inizieremo a pensarci seriamente. Tu di playoff ne sai qualcosa? Non è la prima volta per te? Se stai dando qualche consiglio magari a chi non li ha mai affrontati, quali sono gli ingredienti giusti per affrontare i playoff? Non c'è una formula o comunque una pozione per affrontare delle partite del genere. L'importante è arrivare in campo consapevoli che comunque è una partita come affronti tutte le altre della stagione, cioè per vincere
Ci sarà sicuramente un pizzico più di paura, perché comunque sai che dopo potresti non avere più chance, ma questo non, diciamo, non deve caricarci troppo, nel senso non deve essere un peso sulle spalle, anzi, ma deve essere una motivazione in più per evitare questo. Ultima domanda, quanto è stato importante fare quella partita, partitella al San Nicola con le maglie, insomma, come è stato entrare nel clima partita, una sorta di prova generale? È stata, insomma, io che l'ho preparata più o meno dal mattino, è stato bello, è stato comunque da tanto che non, come dicevo prima, non preparavamo una partita, quindi rindossare la propria maglia è sempre una cosa bella, lasciarsi le scarpe, mettere i parastinchi, insomma, tutte quelle cose che si fanno prima della gara, è bello ritrovarle. Grazie a Karim Laribi, torniamo in studio con il nostro Sabino Bartoli, voce dell'inno biancorosso. Tra poco abbiamo uno Skype imperdibile, ve lo dico subito, ma tra poco torneremo anche a collegarci con Barbara Cirillo. Oggi però è una giornata particolare perché esattamente 14 anni fa l'Italia vinse il suo quarto mondiale. Dovremmo avere delle immagini di quella vittoria, una vittoria che ci è rimasta chiaramente nel cuore. Insomma, noi abbiamo avuto la fortuna di vedere due volte l'Italia vincere il mondiale, non è certo, da tutti. È stata una bella generazione. Una bella generazione. E qui Fabio Grosso, che io avrei preferito vedere soltanto con la maglia nazionale, non sulla panchina del Bari. Devo dire che chiaramente rimane un eroe di quel mondiale. Come allenatore... Io ricordo di Grosso invece l'altro gol che fece contro la Germania. È stato un gol stupendo, bellissimo. E qui il barese Antonello Valentini che abbraccia da dirigente federale Marcello Lippi. Sono immagini che chiaramente porteremo sempre nella nostra memoria e nel nostro cuore. Abbiamo visto anche un secondo posto. Peraltro era una squadra abbastanza barese, perché in quella squadra c'era Zambrotta, c'era Perrotta, no? Quindi, insomma, Materazzi, che ha avuto da recente, è stato Bari anche. C'è una figlia pure nata a Bari. Sì, sì, anche. Non ha giocato nel Bari, no. Però diciamo, ha seguito il padre nella sua avventura da allenatore. Insomma, queste sono immagini belle da vedere per quel che riguarda per l'appunto il mondiale. Non so se facciamo in tempo anche ad aprire alle telefonate, un paio di telefonate allo 080 501 9998. Nel frattempo andrei da Michele Carofiglio. Prima della pubblicità un flash per quel che riguarda i risultati dagli altri campi. Andiamo da Michele Carofiglio e poi in fascia pubblicitaria. Sì, Enzo, allora l'unico risultato che si è sbloccato quando siamo ormai per la maggior parte delle partite verso la mezz'ora è quello tra Renate e Novara, il gol del ultra trentenne ma sempre verde Pablo Gonzales. Per il resto tutto invariato, tutto fermo sullo 0-0. A te. Grazie, l'aveva citato Michele Cricitello. Certo, l'aveva detto. Ha fatto gol Gonzales, peraltro un contropiedista formidabile, evidentemente ha avuto la possibilità di lanciarsi in contropiede e ha lasciato il segno. Enzo, ma vuoi mettere? Ma noi abbiamo uno squadrone. Ma non avete dubbi, diciamo, per soltanto per evidenziare questo aspetto. Pubblicità, poi torniamo insieme. Ore per una lievitazione naturale, leggero e fragrante. Per tradizione ha il colore del sole. Forte classico pane di semola, in confezione famiglia, coppia e single. So che è buono, perché lo faccio io. Golf 8. Life happens with a golf. Vieni a scoprirla da Volkswagen Zentrum Bari. City Moda è presente a Modugno e Bari, presso Barimax e il parco commerciale di Santa Caterina. Forever.
CFG SRL è l'azienda specializzata nella sagomatura del ferro per cemento armato che opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale per piccole e grandi opere in tempi rapidi e con l'utilizzo della tecnologia più avanzata. CFG SRL, la soluzione su misura per i vostri cantieri. CFG SRL è a Bari, in via De Blasio, traversa numero 20. Info 080 538 0227. Pensa Hybrid. Guida Suzuki. L'ibrido del futuro è già qui. Tecnologia Suzuki Hybrid. A 13.600 euro con tutto di serie. Solo da Car Service Bari. Concessionaria ufficiale Suzuki per Bari e BAT. Viale Iapigia 243 Bari. Dettagli promo in sede. Suzuki. Car Service Bari. Nel cuore di Bari. Acmei, con la specializzazione idrotermica e condizionamento, propone prodotti e soluzioni tecnologiche integrate per impianti di climatizzazione, ventilazione, trattamento aria, riscaldamento e solare termico. Sistemi di trattamento acque, antincendio e pressurizzazione idrica. Contattaci o vieni a trovarci. Troppo caldo? Troppo freddo? L'habitat lavorativo è determinante per la resa in ufficio. Il giusto clima aiuta a focalizzare la mente, migliorando la concentrazione. Cardascio Business Solution offre un'ampia gamma di servizi con formula chiave in mano comprensiva di sopralluogo gratuito, progettazione affidata a professionisti qualificati in grado di valutare condizioni ambientali e destinazione d'uso, fornitura, installazione e manutenzione impianti, avvalendosi di partnership di comprovata esperienza e competenza. Il tutto nel pieno rispetto delle normative vigenti. Cardascio Business Solutions. Chiedi a chi se ne intende. Eccoci insieme per la seconda parte del Bianco e Rosso TV Sport. Arrivano anche molti messaggi sulla nostra pagina Facebook, c'è chi si sta seguendo da altre città, c'è Pasquale che ci saluta, Gaetano che dice affronteremo il Novara, se c'è un vantaggio, dice Giulio, per il Bari gli stadi non riapriranno mai, se il Bari lunedì dovesse uscire martedì riaprono gli stadi, insomma c'è un po' il complotto, l'idea del complotto. No. Ti saluta Tonio Luca Torto, un grande saluto a me. Grazie. E a te, soprattutto diciamo grazie poi Michele Callea, saluto Sabino Bartoli, Michele. Un abbraccio da Michele. Salutiamo poi Sergio pure. Beppe Paterno, forza Bari, sono Simone, dice, e poi tante altre persone che ci stanno salutando e ci stanno vedendo. 080 501 9998, prendiamo una telefonata, pronto? Hai detto? Sì, ciao. Ciao, buonasera, ciao. Saluto l'amico Bartoli. Ciao signori. Io volevo prendere la linea per parlare con Pietro Maialaro. Se... Per parlare con Pietro Maialaro tra poco, arriva tra poco Maialaro, lo stiamo rintracciando, quindi se riprovi tra poco vedremo di farti parlare con Maialaro. Vabbè, dai, ce la farai, dai, riprovaci. Ok, dai, ciao caro. Nel frattempo io direi di tornare da Barbara Cirillo con gli amici del club di Modugno. Barbara. Importante che il club. Sì, Enzo, ma è veramente un piccolo museo biancorosso. Guardate quante foto che raccontano la storia del Bari, no? 45 anni di storia di questo club, ma molti di più quelli ovviamente del Bari. Ci sono davvero tutti. Sì, sono tutti presenti. Questo microfono, sì, così. Ecco. Sono tutti presenti quelli che fanno parte della storia del Bari, tutti i calciatori, solamente che il club questo è, e noi ogni tanto dobbiamo sostituire qualche calciatore. Rinnovare sempre. Dov'è Enzo Tamborra? Enzo Tamborra sta qui, ma Tamborra è di casa. E quest'anno voglio lanciare una chicca. Noi abbiamo deciso in questo club, la premiazione Il Bari si ama, alla settima edizione sarà premiato Enzo Tamborra con i suoi colleghi per la trasmissione di Telebari, perché abbiamo notato che è l'unica trasmissione che parla solo ed esclusivamente del Bari e va premiato per questo. Per me Enzo è un maestro, anche se io e lui diverse volte, sempre tifosi del Bari, però non siamo d'accordo su alcune idee, però Enzo è un grande e quest'anno sarà premiato da noi. Enzo, ti lascio rispondere a questa bella notizia. Grazie, Giuseppe D'Ambrosio lo ringrazio, perché io e lui effettivamente bisogna riconoscerci un merito,
non abbiamo mai abbandonato la barca, insomma, nel senso che ci sono state stagioni belle, meno belle, però ci siamo sempre stati, magari anche con contrapposizioni di idee, però alla fine noi stiamo sempre lì. Giuseppe da una vita che al club era ospite spesso di Onde Biancorosse, insomma abbiamo avuto sempre questa dialettica molto aperta, però alla fine entrambi abbiamo il Bari nel cuore, quindi alla fine, come vedi, siamo diventati tutti e due un po' bianchi di capelli, però il bianco e il rosso non è mai passato di moda per quel che ci riguarda. Insomma, il tempo io passa, con Giuseppe devo dire che sono stato sempre d'accordo per quanto riguarda, e lo può dire. È vero, Giuseppe? C'è Sabino. Sabino, potresti ripetere perché non abbiamo sentito la... Sì, calcisticamente con Giuseppe sono sempre andato molto, ma molto d'accordo. C'è sintonia, va bene. Sì. So che Giuseppe premierai anche quel giorno Giulio Mola, mio collega e amico, quindi insomma sono contento insomma che hai scelto me e lui per il prossimo premio. Verremo sicuramente in questa chicca. Giulio Mola, al di là dell'amicizia... perché quest'anno noi la pandemia ce la ricorderemo, siccome lui ha vissuto il Covid, Giulio Mola sarà premiato anche per questo. Probabilmente premieremo anche qualcuno del Bari, aspetteremo queste tre partite. Sarà una forma ridotta, però abbiamo scelto i più bravi, gli altri devono avere pazienza quest'anno. Allora salutiamo Enzo con un Forza Bari, anche per incitare la squadra per i prossimi giorni. Certo, forza Bari. Bari lunedì. Grazie agli amici di Modugno, ciao, grazie Giuseppe. A Barbara Cirillo. E adesso facciamo un salto nella provincia di Foggia, dove ci aspetta il grandissimo Pietro Maiellaro. Facciamone un applauso a Pietro, dai. Siamo da soli, io e Sabino Bart, ma un applauso, Pietro lo merita. Pietro lo merita sempre l'applauso, Pietro. Grazie. Tu sai quanto ti vogliamo bene, perché devi sapere che, insomma, chiaramente Pietro Maiellaro è stato un idolo per noi come calciatore, però la grande scoperta è stata dopo capire cosa c'era oltre il calciatore, perché Pietro Maiellaro è un uomo spettacolare, dico io, un genuino, ruspante, non lo dire a me. buono. Pietro. Un mito per noi. Se giocasse lui ai playoff io non avrei nessun dubbio. Assolutamente. 101%, perché sai cosa? Ecco, io sono convinto che il Bari ha la squadra più forte, d'accordo? Sì. E sono convinto. Queste partite però, oltre ad avere la squadra più forte, devi avere qualcuno che giochi come se fosse un tifoso in campo, no? E Pietro Maiellaro, un po' come Giovanni Loseto e altri, davano l'impressione di essere sì forti, ma di essere anche tifosi del Bari, capisci? Sì. Sono convinto che anche questa squadra sia molto legata al territorio. Pietro però aveva qualcosa di straordinario, perché guarda, racconto un aneddoto che riguarda Pietro Maiellaro. Ieri parlavamo delle partite di Serie A e lui, come un qualsiasi tifoso, un po' dispiaciuto, ha detto: oh, la Lazio si è fatta battere dal Lecce, ma com'è possibile? Questo ha detto, sì. Insomma, penso un po' cos'è Pietro Maiellaro. O sbaglio, Pietro, sto raccontando una cosa vera o falsa? Sì, anche per quello, però io ho perso la scommessa, perché uno l'ho vinta che il Milan non perdeva con lo Juve e avrebbe vinto la Lazio. Sì, e quindi insomma si è scivolato sulla buccia di banana. È il caso una partita un po' strana, devo dire. Comunque, fatemi salutare Sabino. Un abbraccione forte. Grande Pietro. Amicone. Lo sai che ti aspetto sempre. Io mi ricordo che quella sera che andiamo a cenare tutti quanti insieme, Pietro cantò il tuo inno. Ma lui canta bene. Canta bene. Oh. Oltre ad essere un grande calciatore, un campione, canta ce bene. L'accenni un po' l'inno, Pietro? Ti chiedo troppo? poco, vabbè, dai. Poco. Bari, grande amore. Bari nel mio cuore. Vabbè. Ma non mi farà andare oltre. Ma per me è fatto già una cosa straordinaria. Vabbè. Tu ci hai regalato un pezzettino di inno, noi ti regaliamo alcuni. Quando posso sui social vado a rivedere i gol di Maiellaro. Anch'io. E dico: ma cosa abbiamo visto qua a Bari? Cioè, questo faceva un gol più bello della. Guardati i gol, Pietro. Questo sei tu, questo è straordinario, guarda, gol. Ma guarda in testa, qua sembra che il campo è in discesa, tanto va veloce. Guarda che gol, un gol più bello della. E guarda l'esultanza, cioè come esultava Pietro, guarda i gol, uno più bello dell'altro. Pietro, no, non hai mai fatto un gol brutto a mio avviso in carriera tua,
Beh, qualcuno l'ha solo appoggiata, è capitata pure, eh. A Bari qualche respinta mi trovavo lì vicino, però diciamo che la maggior parte dei gol sono stati belli, insomma. Sì, questo sì. Guarda questo. Poi fatti, poi fatti nella squadra del Bari è ancora più bello. Certo, è vero, certo. È vero. Guarda che gol, tutti meravigliosi. Guarda quest'altro, questa, guarda, guarda da dove entra, da quella dall'area più, guarda come ti bevi due avversari, ecco, ecco. E guarda che gol, ragazzi, ma questo gol pazzeschi, classe grinta. Un gol più bello dell'altro, guarda, una cosa straordinaria. Poi sapevi battere anche le punizioni, guarda come la mette la punizione, toc all'incrocio, ma con la mano, l'hai appoggiata lì all'incrocio, era, sembrava persino facile per come l'hai battuta, insomma. Vogliamo rivedere con te questi gol, perché davvero sono di una bellezza straordinaria, ripeto, e a volte me li vado a vedere perché sono gol che danno proprio sino in fondo l'idea di un giocatore, immenso. Vabbè, questo sarà quante un calcio di rigore. Quante emozioni ci ha regalato, tantissime emozioni. Quante emozioni. Io dicevo, Pietro, che tu al di là di essere un fuoriclasse eri un tifoso che scendeva in campo, o no? È sbagliata questa definizione o no? Ti sentivi un tifoso che giocava? Questo era... No, perché poi io... È normale, tu uno si affeziona, uno pian piano... I primi mesi sono stati un po' così perché lasciavo un ambiente dove ero stato bene. Però poi pian piano, conoscendo la mentalità, conoscendo il carattere, l'abitudine del barese, mi sono affezionato, ho incominciato a immedesimarmi, a capire i caratteri, a capirmi, e non c'è stata più storia, insomma. È nato... un amore viscerale. No? Vabbè, al di là della classe immensa, dire. Su questo diciamo una cosa persino scontata. Però io, gente come lui, come lo stesso Igor Protti, no? Sono giocatori che a mio avviso prima di perdere li devi ammazzare in campo. Certo. Questa è la cosa che mi piace di un calciatore, che prima di perdere una partita lo devi ammazzare, altrimenti non perde. E forse non basta neanche, o no Pietro? Sei d'accordo con me o sì, dico una... Vabbè, perché poi il calcio, se tu lo studi un pochettino, cioè un pochettino, lo guardi, lo sai che il calcio in tutti i momenti può essere decisivo, può essere da un momento all'altro può succedere qualcosa, è imprevedibile, perciò non mollare mai finché non finisce la gara, insomma. È così. Senti, ma ai tuoi tempi c'erano già i playoff o si parlava di spareggi? Perché io ricordo una volta tu giocasti con un'altra maglia uno spareggio a tre per la salvezza, ricordi? Per salvarvi dalla retrocessione, infatti. Era nel Taranto, giocammo col... Campobasso e Lazio, giusto? Campobasso e Lazio, sì, a Napoli. Sì. Me lo ricordo, ero militare, penso lì, un po'. E lì, per esempio, mo ti dico un aneddoto, lì quell'anno noi facemmo il fine campionato, l'ultima gara la giocammo col Genova, e il Genova doveva salire in Serie A. Sì. Mi bastava un pareggio. Sì. Noi giocammo a campo neutro a Lecce e vincemmo 3-0 quella gara. E quella gara vi fece andare agli spareggi? Io e due di De Vittis. No, ci fece... Cioè, lì quello che fece... La cosa che non mandò giù era proprio che il Bari perse in casa con la San Benedettese. Ah, addirittura, quindi vi fregò il Bari praticamente. Ricordiamoci su fa. E poi io invece sono venuto a Bari l'anno dopo. Vabbè, dimentichiamolo questo, ricordiamo soltanto le belle giocate. Senti Pietro, aspetta in linea perché sono curioso di sapere come stanno andando le partite dei playoff. Michele Carofiglio. Sì, vai, vai. Aggiornamenti. Vai. Sì, Enzo, praticamente sono finiti i primi tempi per quanto riguarda le partite iniziate alle 20:30, Monopoli Ternana è al minuto 40 e è ancora partita ferma sullo 0-0. Ti segnalo il pareggio del Renate al minuto 36 grazie al gol di Guglielmotti, una squadra giovane, il Renate, allenata dall'ex calciatore di Palermo e Brescia, Aimo Diana, e poi il vantaggio del Carpi poco prima dello scadere con il gol del bomber Tommaso Biasci. E vabbè, se il Carpi vince non ce lo troviamo nei quarti di finale. Il Renate in caso di parità si qualifica. Quindi il Renate diventa una potenziale avversaria del Bari. È chiaro che poi, vabbè, noi non facciamo previsioni, lasciamo perdere. Ben venga chiunque, va bene. Lo sai che oggi, Pietro, Lino Banfi compie 84 anni e noi gli abbiamo voluto dedicare un omaggio, lo vogliamo vedere insieme bacheca, anche con te? Sulla bacheca gli ho mandato i saluti, gli ho mandato gli auguri. Ah, gli hai mandato gli auguri? Sì, sì. Bellissimo, allora perché, guarda, neanche a fare la posta. Perché il maestro, ti faccio vedere una foto. Ah, ce l'hai con Lino Banfi, sì? Guarda. No, dai, neanche a fare la posta, guarda. Nicola, se l'avessimo organizzata sta cosa, non sarebbe... Nicola Pignataro c'è pure. Sì, Armenise e Michele Armenise pure. Chi è l'ultimo a destra?
e Angelo Terracene. E Terracene. Armenis e Terracene. Sì. Allora, noi per fare gli auguri idealmente a Lino, un simbolo della nostra terra, mandiamo in onda uno stralcio del memorabile l'allenatore del pallone, il primo, perché poi il bis non è stato all'altezza del secondo, certo. Ma il primo è un'opera d'arte, vediamo. Vero. In che coscogis questa bizzona? Voi sapete che le norme generali di tutti gli allenatori del mondo più o meno usano sempre le stesse formazioni, cioè 4-5-1 o 4-4-2. Io invece uso una cosa diversa, 5-5-5. Ma, mister, che si gioca in 15? Lo sapevo che la bandiera mi doveva rispondere così, perché nessun altro l'ha fatto. 15, non è vero 15, sono 16, perché ti sei dimenticato il portiere. Io ho detto 15 perché, mentre i 5, per esempio, della difesa vanno in avanti, i 5 attaccanti retrocedono, e così viceversa. Allora la gente pensa, perché c'ha 5 giocatori in più? Invece no, è perché mentre i 5 vanno avanti, gli altri 5 vanno dietro. E durante questa confusione generale, le squadre avversarie si diranno, ah, ah, che sta succedendo? E non ci capiscono niente. E nemmeno noi. L'avete preso per un coglione? Ma no! Ah, avete preso per un coglione? Ma no, sei un eroe! Avete preso per un coglione sotto la vena, mi fa male! Ah. Straordinario, Pietro, hai visto che roba, eh? Fantastico, fantastico. È fantastico. Ma senti, nella tua carriera ti è capitato di trovare qualche allenatore simile a Oronzo Canà? Di' la verità. Ma Oronzo, ma io ti posso dire, forse per certe cose... La buon'anima del Tom Rosati. Tom Rosati era uno molto, molto, molto allegorico, molto casereccio, insomma. Era, però aveva due palle quadrate, però. Era competente Tom Rosati, è uno che ha scoperto anche molti giocatori era importanti. Era competente, scopriamo molti giocatori. Poi in Serie C vinceva parecchi campionati. Però aveva gli attributi, Un uomo di altri tempi. Pietro, cosa deve avere un allenatore per entrare nelle grazie di una squadra, nella testa di una squadra? Perché insomma è il grande quesito, il grande dilemma. Vediamo che più o meno gli allenatori che vincono sono sempre gli stessi. Dimmi. Sì, a parte le qualità tattiche, tutto il resto, però deve avere una grande personalità, poi deve essere capace di rapportarsi bene con i giocatori, essere schietto e sincero nei momenti che servono. E trattarli, diciamo, con tutta la stessa maniera, almeno di facciata. Bisogna essere così. Perché poi parliamoci chiari, i giocatori non sono tutti uguali. Ognuno va trattato in un certo modo, evidentemente, no? È troppo facile dire no, così, così. Non è vero, insomma. Perché non tutti i giocatori sono uguali. E tu cosa avevi bisogno quando incontravi l'allenatore? Di una carezza, di un consiglio, di una strigliata? Ah, io... Ho detto tante volte, come l'altra volta quando è capitato di parlare di Salvemini, secondo il mio punto di vista un allenatore buono, normale, sugli standard, però un uomo molto schietto, sincero. Sì. Il primo giorno che ci siamo incontrati mi ha detto le cose in faccia, me l'ha detto realmente, perché io potevo andare al Genoa, perché il primo anno fu un po' così, traballante, lui mi venne e mi disse le cose chiaramente in faccia. E io da quel giorno gli strinsi la mano e gli disse: mister, mi tenga a disposizione, che io mi ritengo a disposizione, che io mi metto a sua completa disposizione. La schiettezza e la sincerità. E da quel giorno è un rapporto schietto e sincero e ci siamo detti sempre le cose in faccia. Sabino, vuoi parlare un po' con Pietro, il tuo amico Pietro Maiellaro? No, io naturalmente è inutile, Pietro sa quanto lo stima, è un carissimo amico, una grande stima, è stato il mio mito, il nostro mito. Certo. E volevo chiedere a Pietro magari un consiglio, chi più di lui lo può dare, ai magari i ragazzi del bar che ci stanno ascoltando, magari qualche consiglio, Pietro. In vista delle partite decisive, insomma. Sì. Beh, sì, certo. Beh, sappiamo che adesso si parte quasi tutti alla pari per questa questione del Covid, però in questo momento qui, anche se qualche squadra sicuramente ha fatto una partita in più del Bari, però in questo momento qui ci vuole tanta di quella personalità, quella determinazione. Ci vuole cattiveria agonistica, perché qui sappiamo che sulla carta potremmo essere anche più forti e favoriti, però è una partita secca, te la devi giocare, ci vuole tanta di quella personalità che bisogna dimostrarla, insomma. Certo. Speriamo che i giocatori non ne risentano molto. Certamente se ci fosse stato l'appoggio della gente sicuramente per noi era un grande vantaggio, però il fatto che si giochi in casa e la squadra è superiore, noi dobbiamo per forza portarla a casa. Sì.
Pietro, siccome non ci stacchiamo certo. mai di sentire l'inno del Bari cantato dai tifosi, prego la regia di rimandare in onda quel pezzettino che abbiamo mandato prima, perché comunque deve essere anche di buon auspicio. Noi voglio, ci medesimiamo nei panni dei tifosi che non potranno andare allo stadio. Vediamo un po'. Ma l'audizione dobbiamo cambiare. Sì. Peccato, Pietro, che non ti sei trovato nei tempi del linio di Sabino Bartoli in campo, altrimenti mi avviso... quello è stato tutto dopo, sì. Sì. Però quella frase, che dice, quella frase che dice tanti posti sconosciuti, quella è una cosa... Bellissima. Bella. È una cosa seria, Pietro. Grande, vabbè. Sabino, grande. Pietro, grazie, intanto Pietro, so che ritorni nel calcio, giusto? Ho letto che torni nel calcio, giusto? A Lucera. Vabbè, è un calcio piccolo, minore, però sicuramente ci saranno sempre, ci sarà l'impegno e ci saranno problemi, insomma, però è una situazione che mi piace farla. Se avessi saputo, sicuramente l'avessi fatta prima, sarebbe stata anche meglio. Sarebbe stata perché meglio. Da quando ho cominciato a fare l'allenatore, i capelli mi si sono diventati tutti bianchi. Pietro, ma avete già iniziato a preparare? No. Però ci raduniamo molto. Stiamo preparando per una questione dei fuori quota che sono importantissimi. Certo. Stiamo facendo questo tipo di lavoro perché quest'anno sicuramente si sposteranno di un mese almeno. I campionati inizieranno con un mese di ritardo. Pietro, scopri un altro maiellaro e dallo al Bari, per cortesia, dai, prendi un impegno ufficiale con noi. Vogliamo un altro maiellaro, dai. Vengo a prenderlo personalmente. Dobbiamo allacciare questi rapporti, sicuramente. Infatti. Cercheremo di fare qualcosa. Vabbè, qui il materiale, il prodotto c'è, solo che poi le si lasciano andare, arrivano a 14 anni, non gli danno nessuna possibilità, non gli danno neanche un orizzonte, un qualcosa da andare a vedere se riescono a prenderselo, e si bruciano tutti, si perdono per strada e buonanotte. È così, ecco, bisogna dare coraggio ai ragazzi. Ho saputo che c'è un'iniziativa anche nuova, ho saputo con il Bari, con Sansonetti, so che stanno preparando anche le giovanili, è una cosa molto seria. Ne parleremo. Sì. Io intanto saluto e abbraccio affettuosamente il grandissimo Pietro Maiellaro. Grazie Pietro per aver trascorso un po' di tempo con noi, un grandissimo abbraccio, ti vogliamo bene. Ciao Pietro. Ciao Pietro, in bocca al lupo. Sempre a disposizione, un abbraccione forte a Sabino. Ciao Pietro. E forza Bari, e vinciamo questa gara subito. Sicuramente, grazie Pietro. Grazie ciao. Pietro, grazie grande Pietro. Domani mattina il sorteggio che metterà di fronte l'avversaria al Bari. Possiamo fare proprio 30 secondi, poi chiudiamo Michele Carofiglio per l'aggiornamento dei risultati. Credo che i primi tempi di alcune partite siano finite, forse l'unica partita ancora in sospeso è Monopoli Ternana. Ricordo che sarà terminata già al primo tempo. Sì. Se finisce 0-0 il Monopoli passa, vediamo. Michele. Sì Enzo, sono terminati tutti i primi tempi. Carpi Alessandria 1-0, 0-0 tra Juventus Under 23 Padova, 0-0 anche tra Potenza e Triestina, 1-1 Renate Novara e 0-0 anche tra Monopoli e Ternana. Domani scopriremo chi avrà passato il turno. Io ringrazio Sabino Bartoli, salutiamo grazie. Insieme il nostro caro amico Sergio Sisto che ci segue spesso. Un abbraccio a Sergio in sì. TV. Ciao Sergio. Ciao Sergione. Noi ci ritroviamo domani col Biancherosso TV Sport, doppio appuntamento 14:30 in serata alle 20:30. Ciao. Ciao, buona serata.